Senza troppi giri di parole, è un progetto fatto male. A questa conclusione è arrivata la commissione consiliare ferrovia che ha inoltrato al Consiglio Comunale di Chieti l'esito del lavoro portato avanti con studi e inchieste sul progetto presentato da RFI per il raddoppio della ferrovia Pescara-Roma. Le determinazioni della commissione comunale sono state recepite dal Consiglio, con maggioranza e minoranza unite, per deliberare la propria contrarietà non al raddoppio in sé, ma al progetto presentato da RFI, come ribadito da Vincenzo Ginefra, presidente della commissione consiliare sulla ferrovia. Noi abbiamo oggi la regione che ha fatto un passo indietro anche in virtù delle nostre osservazioni, per cui il nostro lavoro, che è stato duro, anzi devo ringraziare tutta la commissione speciale che ha lavorato insieme a me, insieme ai tecnici, insieme anche congiuntamente alla terza commissione urbanistica, abbiamo uno per uno evidenziato le criticità di questo progetto, che è un progetto che sì, può essere innovativo, ma deve essere fatto bene nell'interesse della collettività. Comune di Chieti propone innanzitutto che il progetto venga fatto bene e sia attinente alle situazioni che poi non creino problemi alla collettività. Ci deve essere un progetto compatibile a livello ambientale, a livello della salute pubblica, a livello anche di quelli che sono le caratteristiche paesaggistiche e storiche di questa nostra città. Per fare ciò bisogna sedersi al tavolino, quindi Italfer deve fare un progetto vero, un progetto realizzabile con tutti i criteri, e magari poi se ne parlerà in conferenza di servizi. Quali sono le soluzioni proposte? Beh, le soluzioni sono conosciute. Per quelle che riguarda il lotto 1, che sarebbe Brecciarola Scafa, la variante dei cittadini, detta anche variante plus, che prevede un allontanamento della linea dal percorso cittadino spostando verso l'interporto di Manoppello. Per quello che riguarda Chieti invece l'interramento, noi dovremmo creare un treno che non attraversi brutalmente la città, ma che possa attraversare con un passaggio interrato che vada a San Giovanni Teatino con alcune interruzioni, che possa invece essere non impattante sulla città, sulle zone di Chieti Scalo, che ricordiamo il treno passa al centro, a meno che non si creino delle alternative, cioè due linee, una linea che viene utilizzata per il trasporto delle merci e una linea invece utilizzabile per il trasporto delle persone.